Adesso ci concentriamo sulle grandi questioni della campagna elettorale. Calenda, Letta, Conte, Meloni, Salvini, Tajani. Non si può pensare che noi continuiamo a dire facciamo spostamento di bilancio. Quota 41, pace fiscale, flat tax. Per me deve essere incrementale, Matteo dice no. Chi si azzarda a mettere in discussione il reddito di cittadinanza dovrà fare i conti con noi. Il salario minimo in Italia si deve fare. La politica ha bisogno di voi. Mi raccomando, fate i bravi. Buongiorno e bentrovati a questo speciale Leoni Files dedicato alla campagna elettorale e ai programmi economici dei partiti. Io sono Carlo Stagnaro, con me, come sempre, Carlo Amenta. Nostro ospite oggi Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico. Benvenuto Antonio e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Ecco Antonio, queste nostre conversazioni con i responsabili economici dei partiti partono sempre da una domanda comune per poi andare a esaminare più nel dettaglio i rispettivi programmi. La prima domanda è questa: qual è la vostra diagnosi sulla situazione dell'economia italiana e quindi la terapia che avete in mente per riportare il nostro paese a crescere, sia avendo in mente ovviamente le dinamiche di lungo termine del PIL, sia guardando alla situazione contingente, quindi al ritorno dell'inflazione, alla crisi energetica? L'Italia è un paese che è sistematicamente cresciuto meno della media europea, credo dal 1995, quindi il declino relativo del nostro paese è di lungo periodo e ha diverse radici, problemi strutturali della nostra economia che si è adattata con grande fatica alla globalizzazione, alla competizione internazionale, alla rivoluzione digitale, un problema demografico di enorme portata che viene costantemente sottovalutato nel dibattito pubblico, ma sta impattando e impatterà sempre di più sulla produttività del sistema, sulla capacità di innovazione, sul finanziamento del welfare e quant'altro. L'Italia degli ultimi 20 anni è un paese che sembra aver smesso di investire sul futuro. Questo riguarda gli investimenti delle famiglie, gli investimenti delle imprese, lo stesso tasso di natalità, che se vogliamo è una proxy della fiducia verso il futuro. Oggi l'Italia credo che sia uno dei paesi con la natalità più bassa a livello mondiale, trend ulteriormente aggravato dalle dinamiche della pandemia e del post-pandemia. Quindi è chiaro che questa stagnazione ventennale ha bisogno di una terapia d'urto. La nostra terapia d'urto è il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Le risorse straordinarie che l'Italia si è conquistata in Europa nel 2020-2021, il pacchetto di investimenti e di riforme strettamente connessi gli uni agli altri, che sono scritti nel piano, che riprendono in buona parte anche le raccomandazioni della Commissione europea, delle istituzioni internazionali che da tempo hanno analizzato la situazione italiana, hanno indicato alcune possibili soluzioni, e io credo che quel piano nel medio periodo rappresenti la speranza più significativa di uscire dalla stagnazione e di imboccare un sentiero di sviluppo inclusivo e sostenibile, perché la sostenibilità ambientale e l'inclusività sociale sono temi strettamente connessi tra di loro. Poi l'Italia ha comunque una situazione di emergenza di fronte a sé. Siamo faticosamente usciti dalla crisi pandemica per entrare subito dopo in una crisi energetica e inflazionistica che riguarda tutte le economie avanzate, ma noi in quella crisi entriamo in condizioni di particolare fragilità perché abbiamo un'elevata dipendenza dai combustibili fossili che importiamo per il 95%. E tra i combustibili fossili il gas era, almeno fino al 2021, importato prevalentemente dalla Russia, 40%, siamo scesi al 18% nel 2021, ma la guerra energetica di Putin impatterà particolarmente sull'Italia, sulla Germania, sui paesi che erano e rimangono maggiormente dipendenti da quelle forniture. E questo naturalmente chiama in causa una serie di misure compensative sui prezzi, di cui immagino parleremo successivamente, che servono e di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi,
che servono, che sono indispensabili, insomma, per reggere una crisi estremamente grave che rischia di mandare il paese nuovamente a recessione nel quarto trimestre del 2022. Se poi a questo sommiamo, ovviamente la politica di tassi crescenti, delle banche centrali, quel tipo di politica per molti versi inevitabile, naturalmente su un paese che ha 2.750 miliardi di debito pubblico impatta in modo particolarmente severo e restringe i margini di finanza pubblica. Ecco, c'è certamente, almeno a chi come noi guarda da fuori la campagna elettorale, ci sembra di scorgere, dopo anni in cui le geometrie variabili della politica hanno messo insieme forze che si sono trovate a governare su temi su cui hanno dovuto trovare chiaramente un terreno comune, ci sembra che un po', no, si schiarisca l'orizzonte rispetto ad alcuni temi. E ci sembra che, almeno a leggere il programma del Partito Democratico, sul tema del lavoro ci sia davvero in qualche modo una certa posizione più tradizionale, forse il salario minimo torna a essere un elemento importante nel programma del PD, salario minimo che ricordiamo è rientrato nella letteratura economica anche grazie ad alcuni lavori che hanno dimostrato che probabilmente il salario minimo non è quel freno alla crescita economica che in alcuni invece altri lavori si era dimostrato essere. Ecco, e poi questa quindi critica al Jobs Act. Ecco, è davvero un nuovo modo di vedere il mercato del lavoro o soltanto dei correttivi rispetto a delle misure che lo stesso Partito Democratico aveva apportato nel dibattito italiano? Io sono un riformista e i riformisti si approcciano alle riforme per tentativi ed errori. Il Jobs Act è stato approvato nel 2015 in una stagione piuttosto diversa da quella attuale. La pandemia ha distrutto 1 milione di posti di lavoro, la ripresa occupazionale successiva è fatta prevalentemente di contratti a termine, di contratti precari. Nel frattempo, l'Italia negli ultimi 10 anni ha visto una proliferazione di contratti collettivi, in larga parte ben poco rappresentativi, ma contratti collettivi che in molti casi hanno legittimato situazioni di sfruttamento, salari nettamente inferiori a quelli che potrebbero assicurare un tenore di vita dignitoso e una retribuzione al di sopra della soglia di povertà assoluta. Noi oggi abbiamo circa 4 milioni e 200 mila lavoratori su 17 milioni di lavoratori dipendenti, che hanno una retribuzione oraria lorda media inferiore a 9 euro, che diciamo che nella letteratura viene considerata una soglia di riferimento quando si parla di salario minimo. A dire la verità, l'idea di un salario minimo è eterodossa rispetto alle posizioni tradizionali della sinistra italiana, perché è chiaro che incrocia un tema delicato di salvaguardia e valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale. Infatti il salario minimo, per come noi lo vorremmo introdurre nel nostro paese, non è un livello minimo fissato per legge, valido per tutti, ma dovrebbe essere la estensione a tutti i lavoratori del trattamento economico complessivo dei contratti maggiormente rappresentativi. Chiaro che bisogna misurare questa maggiore rappresentatività, bisogna andare verso una legge sulla rappresentanza, che credo sia una norma di civiltà nel sistema delle relazioni industriali del nostro paese, però la via maestra dovrebbe essere un sistema che salvaguardia e valorizza la contrattazione collettiva nazionale, perché il salario minimo per legge è stato introdotto generalmente nei paesi dove la contrattazione collettiva è debole. In Italia il tasso di copertura, almeno sulla carta, è molto elevato in quasi tutti i settori, però è chiaro che proliferazione dei contratti pirati, meccanismi che ricordavo in precedenza, hanno portato ad un tasso di lavoro povero nel nostro paese superiore alla media europea. Nel nostro programma non è l'unica misura rivolta ai working poors, perché noi nel programma scriviamo anche di un work benefit da introdurre nel nostro ordinamento attraverso una parziale riforma del reddito di cittadinanza e degli strumenti di sostegno passivo delle politiche del lavoro. Quindi noi interveniamo sul versante del lavoro povero con l'estensione del trattamento economico complessivo, ma anche con un'integrazione al reddito che va costruita insieme, perché altrimenti, come dire, si rischia di produrre effetti non pienamente rispondenti agli obiettivi, introducendo soltanto un work benefit senza
un pavimento minimo per i salari nel nostro paese. Poi quando diciamo andare oltre il Jobs Act, lo diciamo tenendo conto di quello che è cambiato in questi anni. Io ritengo che nel Jobs Act ci siano cose molto importanti, positive, che hanno migliorato il quadro di regolazione del nostro paese. Credo però che, per esempio, sul versante della prevalenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato, che era la grande scommessa del Jobs Act con l'intervento sull'articolo 18, quella scommessa si è stata persa. Se guardiamo ai flussi d'ingresso nel mercato del lavoro, c'è stato un boom di contratti stabili nel 2015, ma legati essenzialmente all'azzeramento della contribuzione per i primi 3 anni per chi assumeva a tempo indeterminato. Esaurito quel meccanismo, si è ritornati esattamente al livello iniziale, nonostante l'intervento sull'articolo 18, che a detta dei proponenti avrebbe cambiato il meccanismo di funzionamento del mercato del lavoro italiano. Segnalo peraltro che nel frattempo la Corte Costituzionale è intervenuta su alcuni elementi del Jobs Act, e questi interventi della Corte Costituzionale andrebbero recepiti dal punto di vista legislativo. Quindi ci sono degli interventi da fare. Credo appunto che un riformismo per tentativi ed errori debba tenere conto di quello che non ha funzionato, cambiandolo e adattandolo ad un mondo del lavoro che nel frattempo è cambiato. Per esempio, il tema dei lavoratori, delle piattaforme, non era così prioritario nel 2014-2015. Oggi abbiamo, credo, centinaia di migliaia di lavoratori che lavorano nel mondo degli algoritmi, delle piattaforme, che ovviamente devono portare con sé un quadro di regolazione che è tutto da inventare. L'Unione Europea ci sta riflettendo, anche noi. Bisogna chiaramente, anche in quel caso, costruire un nuovo quadro di regole che tenga conto del meccanismo di funzionamento di quel mercato, senza distruggerlo, ma garantendo tutele che oggi sono completamente assenti. Insomma, mettendo in fila i problemi, è chiaro che oggi il tema è andare oltre il Jobs Act partendo dalle cose che non hanno funzionato. Ecco Antonio, un'altra domanda sul tema del lavoro per poi passare al fisco. Non solo la Corte Costituzionale è intervenuta sul Jobs Act, ma anche gli ultimi 3 governi, soprattutto quello giallo-verde prima e quello giallo-rosso poi, in particolare sul fronte delle politiche attive. Nella logica del Jobs Act, le politiche attive erano state affidate all'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive sul Lavoro, che avrebbe dovuto provvedere a sostenere coloro che perdono il lavoro, per fornirgli formazione e aiutarli a trovare una nuova occupazione. Questo, meccanismo che poi è transitato attraverso un pezzo del reddito di cittadinanza, cioè il sistema dei navigator, eccetera, si è rivelato del tutto inefficace e oggi l'Italia, anche per ragioni legate alle decisioni della Corte Costituzionale che tu ricordavi, e quindi oggi l'Italia si trova sostanzialmente sprovvista di un sistema di politiche attive. Sotto questa prospettiva, che idea vi siete fatti? Cioè, avete in mente un modo per rilanciare le politiche attive oppure pensate che, quella sia comunque una battaglia, se non persa, di secondaria importanza? No, tutt'altro. Il PNRR investe, credo, oltre 4 miliardi di euro sulle politiche attive del lavoro. Il governo ha varato in attuazione del PNRR il programma GOL, Garanzia Occupabilità Lavoro, che scommette su un sistema moderno di politiche attive nel nostro paese. È chiaro che le regole di governance stabilite dalla Costituzione rendono tutto ciò molto faticoso, perché c'è un incrocio di competenze nazionali e di competenze regionali che la riforma costituzionale abortita nel 2016 avrebbe risolto riaccentrando gran parte di queste competenze. Le cose sono rimaste purtroppo come erano prima dal punto di vista della governance, e quindi bisogna faticosamente costruire un terreno di condivisione tra ANPAL, le regioni sul funzionamento delle politiche attive. Ma che ci sia una spinta, che ci sia stata una spinta in quella direzione è testimoniata dagli atti del governo Draghi, del ministro del lavoro Orlando, che ha varato quel programma e che adesso va attuato e che ha le potenzialità per dotare l'Italia di
di un sistema di politiche attive che non ha avuto in passato, insomma, i problemi li conoscete, noi siamo sbilanciati sulle politiche passive e molto, molto deboli relativamente ad altre esperienze europee sul versante delle politiche attive. Invece bisognerebbe andare in una direzione esattamente opposta, in un mercato del lavoro che comunque anche rimarrà con un grado di flessibilità elevato, perché questo è un dato strutturale del mondo del lavoro del XXI secolo. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza è nato come un ibrido malfunzionante. Un incrocio tra politiche attive con gli esiti che ricordavate e invece uno strumento di sostegno nei confronti delle persone in condizioni di povertà assoluta, di cui il paese era sprovvisto e che secondo me deve continuare ad avere. Io sono molto in dissenso nei confronti di chi, come Meloni piuttosto che Renzi, propone l'abolizione del reddito di cittadinanza. Io credo che l'Italia abbia bisogno di un sistema di sostegno e di contrasto alla povertà assoluta, come ce l'avevano tutti i paesi dell'Unione Europea, a parte l'Italia e la Grecia. Il reddito di cittadinanza è nato con i difetti che noi avevamo sottolineato nel momento in cui venne introdotto dal governo giallo-verde nel nostro ordinamento. Va cambiato, ci sono proposte per esempio della commissione Saraceno insediata dal ministro del lavoro che credo vadano valutate perché riflettono buona parte del dibattito presente tra gli esperti del settore. Reddito di cittadinanza va molto corretto, eliminando, riducendo i disincentivi all'offerta di lavoro, ma anche tenendo conto però della realtà dei fatti. Credo che oggi su 3 milioni di percettori del reddito di cittadinanza, quelli occupabili siano poco più di 1 milione e quindi 2/3 siano o minori o disabili o persone comunque non in condizione di avviare un'attività dipendente o di rientrare nel mondo del lavoro, ecco, diciamo così. Quindi bisogna prendere atto di questo. L'Italia è un paese con 5 milioni e 600 mila persone in condizione di povertà assoluta, ha bisogno di uno strumento che funzioni meglio e che corregga gli squilibri di un meccanismo che oggi va a persone che non ne hanno diritto, ma non va a tanti poveri invece che ne avrebbero bisogno. Ecco, altro tema, Carlo lo aveva anticipato, è certamente quello del fisco. Fisco, il dibattito si sta polarizzando sulla proposta della destra della flat tax. Io ricordo, ovviamente, giocando in casa, che l'unica proposta seria di flat tax in questo paese l'ha fatta l'Istituto Bruno Leoni con il libro 25 per tutti, che è liberamente scaricabile dal sito. Però certamente, diciamo, mi sembra che questo sia uno di quei temi che veramente dà il senso di una differenza. Quali sono gli interventi che il Partito Democratico ritiene di dover fare sul fisco, se avranno proprio, diciamo, lo spazio e il respiro di una vera e propria riforma, o invece degli interventi correttivi anche profondi del sistema attuale? Noi abbiamo votato la delega fiscale, non ne condividevamo alcune parti, però riteniamo che una larga parte invece indichi la direzione di marcia corretta per una riforma del sistema fiscale nel nostro paese. Un primo step è stato fatto con la legge di bilancio 2022, che ha rivisto e modificato il sistema di scaglioni, di aliquote, ha riassorbito gran parte del bonus 100 euro, che era oggettivamente l'elemento distorsivo nella curva delle aliquote marginali effettive. È chiaro che c'è ancora tanto da fare. Il tema del sistema fiscale italiano è uno degli elementi di maggiore criticità, è un tasso di iniquità orizzontale e verticale che richiederebbe una serie di interventi correttivi. Noi, a dire il vero, il cuore della nostra proposta fiscale è una proposta che interviene sul sistema contributivo, anche perché con un IRPEF che presenta 11 milioni di contribuenti incapienti su 40 milioni, non è pensabile è inefficace l'IRPEF come strumento di sostegno nei confronti dei redditi più bassi. Intervenire sui contributi a carico dei lavoratori permette invece di ricomprendere gli incapienti intervento di riduzione del carico e quindi il cuore della nostra proposta
come forse saprete, è l'introduzione progressiva di una franchigia sui contributi INPS a carico dei lavoratori dipendenti assimilati fino a 1.000 euro, fino a un livello di retribuzione lorda di 35.000 euro annui, con un meccanismo di progressivo décalage dai 25.000 euro ai 35.000 euro. È un intervento che costa circa poco più di 11 miliardi di euro, che è fortemente progressivo, perché è chiaro che una franchigia fino a 1.000 euro vale molto di più per una retribuzione molto bassa e proporzionalmente di meno per i redditi medi nella platea di chi ne avrebbe diritto. E questo noi riteniamo che debba essere il cuore di un intervento per ridurre il carico sul mondo del lavoro dipendente e assimilato. Nel mondo del lavoro autonomo la flat tax garantisce già un trattamento fiscale molto, molto favorevole, noi non prevediamo interventi per quanto riguarda quel versante. Nel nostro programma ci sono una serie di proposte per quanto riguarda la tassazione delle imprese, il progressivo superamento dell'IRAP che era contenuto nella delega fiscale che noi abbiamo votato, che naturalmente porta con sé una rimodulazione dell'IRES, che andrebbe ulteriormente differenziata premiando le aziende che reinvestono gli utili e premiando, a nostro giudizio, anche le imprese che assumono, le imprese che hanno un elevato rating ESG, insomma le imprese che investono. Quindi accentuare la premialità fiscale per alcuni comportamenti delle imprese virtuosi e utili al rilancio dello sviluppo del paese. Nel nostro programma poniamo il tema della neutralità fiscale rispetto alla scelta della forma giuridica dell'impresa, e che quindi richiama l'imposta sul reddito degli imprenditori, la vecchia IRI che era stata introdotta ma non era mai entrata in vigore. Poniamo la questione che è presente nella delega fiscale, peraltro, di un meccanismo dell'introduzione di un'opzione di autoliquidazione mensile delle imposte per i lavoratori autonomi professionisti, in sostituzione del meccanismo a conto saldo, come scelta, come possibilità di opzione per ciascun contribuente. Poi, naturalmente, poniamo molta enfasi sul tema del contrasto all'evasione fiscale, che non è una chimera nel nostro paese, perché i numeri del Ministero dell'Economia e delle Finanze dimostrano che negli ultimi 2 anni sono stati recuperati oltre 10 miliardi e mezzo di evasione con l'introduzione della fatturazione elettronica, dello split payment, del reverse charge e con l'avvio di un uso più intelligente della grande massa di informazioni a disposizione delle agenzie fiscali. Chiaro che bisogna fare molto di più anche dal punto di vista delle risorse umane. Il personale delle agenzie fiscali si è ridotto credo del 25% negli ultimi 10 anni e questo impatta sulla capacità di recupero e sulla qualità del servizio offerto ai contribuenti, però investendo sulle risorse umane, investendo sulla digitalizzazione, superando alcuni vincoli per quanto riguarda l'incrocio delle banche dati e accentuando la digitalizzazione delle transazioni economiche, secondo noi si può fare un lavoro importante di recupero dell'evasione, in particolare sul fronte IVA, ma non solo. Ecco, cambierei argomento per un'ultima domanda prima di averci alla conclusione. Nella prospettiva dell'Istituto Bruno Leoni, come si vede anche dal manuale delle riforme che anche in questa occasione elettorale abbiamo pubblicato, un tema centrale per rilanciare l'economia italiana è quello della concorrenza. Concorrenza che vuol dire liberalizzazione dei mercati, si è tanto parlato di balneari, tassisti, eccetera, ma concorrenza vuol dire anche rendere contendibili le imprese attraverso privatizzazioni, limitando l'estensione di misure come il Golden Power, eccetera. Qual è la prospettiva del Partito Democratico sui temi della liberalizzazione della concorrenza nel 2022? Allora, noi riteniamo che le liberalizzazioni e la concorrenza siano in generale un elemento positivo di dinamizzazione del sistema economico. Quindi noi abbiamo e abbiamo avuto sulle riforme discusse dal Parlamento nella XVIII legislatura un atteggiamento profondamente diverso rispetto a quello di una destra che si è arroccata su posizioni corporative conservatrici. Basti vedere le discussioni quando si è entrati
sulle tematiche dei balneari, dei tassisti e di altri segmenti del sistema economico che, a detta dalla destra, sarebbero usciti stravolti dagli interventi di promozione della concorrenza da parte del governo. La differenza rispetto a, come dire, ad un'impostazione anni 90 sul nostro versante è che noi riteniamo che si debba essere però molto attenti alle ricadute sociali degli interventi di promozione della concorrenza nel nostro paese. Bisogna fare attenzione, cioè, anche ai perdenti dell'introduzione di meccanismi concorrenziali nel nostro sistema economico, perché è sicuramente vero che l'economia riceve una spinta da interventi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza, però ci sono segmenti sociali che ne sono oggettivamente penalizzati. E quindi interventi di protezione e di salvaguardia, secondo noi, sono indispensabili. E un ragionamento simile a quello che va fatto, a nostro giudizio, in materia di transizione ecologica, che è una scelta indispensabile per motivi che sono sotto gli occhi di tutti: il cambiamento climatico e la necessità di salvaguardare il pianeta. Però la transizione ecologica non è un pranzo di gala. Fit for 55, con la decisione che abbiamo condiviso di fuoriuscire dal motore endotermico nel 2035, mette a rischio decine di migliaia di posti di lavoro in un'industria automotive italiana che è ancora molto focalizzata sui motori benzina e sui motori diesel nelle reti di sobbofornitura dei produttori del nord Europa. Questi posti di lavoro rischiano di essere spazzati via se non mettiamo in campo politiche industriali che accompagnino le industrie nel riposizionamento produttivo e politiche attive del lavoro, che aiutino i lavoratori a riqualificarsi, a trovare nuove occupazioni laddove fosse necessario e quant'altro. Quello è un terreno importante di sperimentazione di politiche pubbliche all'altezza delle sfide del XXI secolo. Cioè, la transizione ecologica è un processo per molti versi necessario e inevitabile, ma se non facciamo attenzione ai perdenti della transizione ecologica, produciamo sconquassi nel paese, tensioni e tensioni sociali. È giusto limitare il traffico nelle nostre aree urbane bloccando i veicoli più inquinanti, però dobbiamo andare a spiegare agli operai che oggi hanno una Euro 3 e non possono permettersi di comprare un'auto elettrica, come diavolo fanno ad arrivare nelle aree urbane dove magari c'è il loro posto di lavoro. Sono tutte tematiche che una sinistra che nel XXI secolo o è ambientalista o non è, però deve porsi se vuole rappresentare i ceti popolari. Scusami, micro domanda su questo. Vi siete pentiti, di esservi opposti all'inserimento del gas nella tassonomia alla luce dell'esigenza, credo condivisa da tutti in questo momento, di fare investimenti massicci in infrastrutture proprio legate al gas, quali rigassificatori, eccetera? Allora, il tema della tassonomia era la possibilità o meno di finanziare con fondi pubblici gas e nucleare nella fase della transizione. No, io credo che complessivamente sia stata una scelta giusta, condivisa con le altre forze del Partito del Socialismo Europeo. È chiaro che però in una fase di emergenza il pragmatismo richiede che si facciano scelte di emergenza e quindi io condivido la scelta di realizzare i rigassificatori di Piombino e di Ravenna e i presidenti della Regione Toscana e della Regione Emilia sono in prima linea per realizzarli. Ritengo inevitabile in una fase emergenziale transitoria, se necessario, la riapertura delle centrali a carbone, così come lo sforzo di diversificazione delle fonti di approvvigionamento che il governo Draghi ha messo in campo in questi mesi, perché la priorità è fornire l'energia richiesta dalle famiglie e dalle imprese italiane per evitare una gravissima recessione nella fine 2022-2023. Detto questo, anche la crisi energetica però dimostra che un ambientalismo pragmatico è utile al paese. Faccio un esempio, le fonti rinnovabili, su cui la destra esprime uno scetticismo nemmeno troppo velato, oggi hanno costi di produzione che sono un decimo della quotazione dell'energia elettrica, 50-60 euro a megawattora per eolico e fotovoltaico, probabilmente di meno per l'idroelettrico, contro un prezzo unico nazionale che è tarato sul gas, che è di 500-550 euro a megawattora.
È chiaro che va cambiato il meccanismo di formazione dei prezzi, non è questa la sede per discuterne, però tutto questo vuol dire, e siccome il prezzo del gas non tornerà ai livelli del 2019-2020, scordiamocelo per tanti motivi, le fonti rinnovabili oggi non sono soltanto la via maestra per la decarbonizzazione e il contrasto al cambiamento climatico, ci rendono indipendenti dal punto di vista della sicurezza nazionale da fornitori geopoliticamente problematici. Perché noi adesso stiamo azzerando la dipendenza dal gas russo, però stiamo andando a chiedere gas all'Algeria, al Congo, al Qatar, che non sono esempi luminosi di democrazia a livello mondiale, mentre l'eolico, il fotovoltaico e l'idroelettrico ce l'abbiamo in casa, non dobbiamo importarli, quindi assicurano l'indipendenza strategica del paese. E poi permetteranno di abbattere il costo delle bollette. Noi oggi, già oggi, produciamo il 40% della nostra energia da rinnovabili. E prima o poi dovremo risolvere questa contraddizione che quell'energia che costa un decimo la stiamo prezzando come se fosse prodotta da gas. Nel momento in cui andremo a risolvere questa contraddizione, noi possiamo garantire un abbattimento vero delle bollette per le famiglie e le imprese nel nostro paese. Poi so che all'Istituto Bruno Leoni, quando si parla di meccanismi di controllo dei prezzi, viene l'orticaria. Non siamo svenuti soltanto, diciamo, perché dobbiamo ancora finire la trasmissione, però stavamo per farlo. Però, ci siamo attenuti. Stagnaro ha già i sali e io, diciamo, adesso però ho visto interventi sovietici di controllo dei prezzi, regime di prezzi amministrati. Esatto, però è giusto così. D'altronde il dibattito del sale della democrazia è proprio, diciamo, sul controllo dei prezzi. Forse faccio una domanda che non dovrei fare a questo punto, ma è la domanda con cui chiudiamo ormai questa nostra rubrica sullo speciale elezioni. Ecco, Antonio, per quei quattro liberisti che ci sono in questo paese, perché dovrebbero e dovremmo quindi votare Partito Democratico? Ma credo di averlo detto prima, credo che l'atteggiamento del Partito Democratico, dal vostro punto di vista, debba essere misurato per come si è sviluppato in Parlamento il dibattito sul disegno di legge sulla concorrenza. Adesso dal punto di io non penso che la sinistra, che il liberismo sia di sinistra, ecco, tanto per ripercorrere un libro di qualche anno fa, che peraltro è presente nella mia libreria, così come i libri di Giddens, Blair e quant'altro. Il liberismo non è di sinistra, però la sinistra è più pro concorrenza nel nostro paese rispetto ad una destra che è molto lontana dalla destra liberale europea. Cioè tra Liz Truss e Giorgia Meloni, credo che ci sia un oceano per il modo di intendere l'economia che esprimono i conservatori inglesi rispetto a Fratelli d'Italia e tutto quello che sta attorno a Fratelli d'Italia. La destra italiana è una destra statalista, che ha una concezione molto vecchia della nostra economia, e che ricorda per molti versi lo statalismo anni 70. Basta vedere come si sono approcciati al tema ITA, come si stanno approcciando alla questione rete unica TIM, che posizione hanno espresso quando in Parlamento si discuteva il disegno di legge sulla concorrenza. Noi non siamo una forza liberista, siamo anzi per molti versi radicalmente alternativi ad un programma liberista. Cioè noi sulla flat tax non ci siamo e non ci saremo, anche perché la vostra proposta che ho letto è che quella più intellettualmente onesta presente nel dibattito pubblico è una proposta che giustamente dice facciamo la flat tax al 25% e però poi interveniamo sul welfare, un pezzo della sanità lo facciamo diventare a pagamento. Giustamente, insomma, la conseguenza di un sistema con la flat tax è una riduzione del perimetro dello Stato e una riduzione del perimetro del welfare, cose che naturalmente a destra si guardano bene dal dire. Noi siamo alternativi da questo punto di vista, però la sinistra io credo che debba contrastare le rendite di posizione nel nostro paese, questo è il punto. Le rendite che finiscono per penalizzare chi lavora, per penalizzare chi fa impresa, per penalizzare chi ha voglia di crescere contando sui propri talenti e partendo da pari opportunità nel mercato, questo è il punto. Credo che il compito della sinistra sia correggere queste storture, naturalmente, lo ripeto, facendo attenzione alle ricadute sociali di questi interventi, ma lavorare in quella direzione. Perché un sistema bloccato,
un sistema che difende rocciosamente le rendite di pochi, alla fine è un sistema profondamente ingiusto. È un sistema in cui l'ascensore sociale rimane bloccato, il paese rimane stagnante e i 20 anni di paralisi che purtroppo l'Italia ha sofferto dalla metà degli anni 90 in avanti, rischiamo di ritrovarceli uguali a se stessi anche in futuro. Siccome noi vorremmo superare quella stagione, crediamo da questo punto di vista che la rimozione di alcuni elementi di sclerotizzazione del nostro sistema economico-sociale sia utile anche da un punto di vista di sinistra. Grazie Antonio Misiani, grazie di questa chiacchierata e ringrazio anche chi ci ha seguiti e ci vediamo per la prossima puntata con i responsabili economici dei partiti. Grazie a voi.